Grazie a J-Pop e Dario Moch, anche noi italiani siamo in possesso di un'edizione di Initial D. Questo volume era voluto da tante persone, a livello di maggioranza era il più atteso del 2023. Ma prima di parlarne, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like al video. Ringrazio di cuore chiunque lo farà. Ma ora parliamo di questa serie. Ed ecco qua il maxi volume di Initial D. È dotato di sovraccoperta con le varie scritte con onomatopei in rilievo e nel retro il classico riassunto con le immagini del protagonista. Togliendola avremo le copertine originali dei primi due volumi, visto che ogni volume ne avrà due all'interno. Per quanto il volume sia grande, non è così pesante e soprattutto si riesce ad aprire molto facilmente. Da come potete notare, le pagine sono pochissimo trasparenti e la grandezza del volume è come quella dei normali Tankobon. Tra le chicche potremmo trovare all'interno una dedica per il manga fatta da Dario Moch, dove vuole farci iniziare questo viaggio nel mondo di Initial D. Mentre alla fine ci sarà un'intervista con l'autore della serie presa nell'artbook del 2001, che si completerà con gli altri volumi. Questa edizione, a mio parere, si prende un bel 10. Mi dispiace solo che non ci siano pagine a colori, ma da come posso notare, leggendo il volume, neanche in originale erano presenti. Dario ha fatto un ottimo lavoro con questo manga, e da quello che ho capito, originariamente non c'erano sotto la sovraccoperta le copertine originali dei Tankobon classici, ma le ha aggiunte proprio lui. Quindi complimenti per tutto e spero di potermi fidare delle tue parole dette ad inizio volume. Il protagonista si chiama Takumi Fujiwara ed è completamente inesperto di auto. Un giorno il suo amico Itsuki vorrà andare alle gare che si terranno nel Monte Akina, e il loro collega Keitani, appartenendo al gruppo dei Speed Stars, sarà diretto lì e accompagnerà volentieri due. Arrivati lì si troveranno davanti i fratelli Takahashi, appartenenti al gruppo dei Red Suns. Sono considerati bravissimi, infatti gli Speed Stars perderanno malamente contro di loro e dovranno ancora sfidarli il sabato successivo. Uno dei due fratelli Takahashi, ovvero Keisuke, mentre tornerà a casa dal Monte Akina, si ritroverà a trueno con una persona al volante totalmente sicura delle sue capacità. Infatti riuscirà anche a superarlo ed era proprio Takumi. La storia promette molto bene e voglio sottolineare una cosa, ovvero che ho letto solo i primi 10 capitoli che rappresentano il primo volume originale, sia per fare meno spoiler possibili ma anche per non influenzare totalmente le mie idee iniziali. I personaggi mi sono tanto piaciuti, partendo dal protagonista che è il padre Bunta con il negozio di tofu. E per quanto nella teoria sia molto scarso, nella pratica è veramente un guidatore eccezionale. Il Monte Akina per lui sembra proprio uno scherzo e riesce con le sue abilità a far paura a Keisuke, una persona che si sente completamente sicuro di se stesso nelle sue capacità, tanto da farla allenare in continuazione pur di superare questo fantasma di Akina. Scusatemi se interrompo questo discorso, ma volevo dirvi che ho aperto un profilo TikTok dove ho già caricato i primi video e potete trovarlo in descrizione. Ma Takumi è così bravo proprio perché ha avuto un maestro con i controcoglioni, mi riferisco a suo padre. E questa parte iniziale che non si sa molto di lui, tranne che ama le corse ed è considerato il più veloce di tutti. Ma auspico che questa serie non sia solo un manga di corse, ma anche un manga di tutti i tipi, perché se ci pensate è proprio quello che fa Takumi. Ha usato una tecnica che mi ha molto stupito, ovvero mettergli un bicchiere d'acqua al figlio mentre guida, cercando di non farla cadere sia per un controllo totale della macchina ma anche per non rovinare il tofu facendo curva a destra e a manca a velocità folli. L'unica cosa che spero su di lui è che si vede il suo passato come guidatore di gare clandestine. Però attualmente la mia curiosità va sul personaggio di Mogi. Più che altro mi hanno stupito le parti dove era in macchina col suo sugar daddy, se vogliamo chiamarlo così. Ovviamente il suo stupore ed anche i suoi dubbi sui soldi guadagnati diventa legittimo, però voglio capire il perché lo faccia. Che sia perché vive da sola, oppure la sua situazione familiare non è buona, o solo perché gli piace guadagnare soldi facendo facilmente in questo ambiente. Maniera. Sicuramente ci sarà una motivazione e spero che verrà detta il prima possibile. Se proprio dovessi trovargli una pecca, anche se più una cosa personale, andrebbe sul lato del disegno. Le parti dove vengono mostrate le auto sono molto belle, in particolar modo la dinamicità delle scene dove sfrecciano sulla strada e fanno quelle curve spettacolari. Però una cosa che non mi piace è il character design. Ora vi metterò a schermo degli esempi dove sono disegnati in questa maniera molto strana, dove il collo è lunghissimo oppure le facce che definirei quasi piatte. Però alcune volte capita che ci siano dei disegni migliori, quindi posso ben sperare che in futuro migliorerà sotto questo aspetto. Sono molto contento di aver letto questo manga e mi scuso se la mia voce fa più schifo del solito, però sono raffreddato. In ogni caso domani vi aspetto con un video diverso rispetto al solito, ma ora tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo manga e alla prossima.